buona vista ragazzi e bentornati in un nuovo appuntamento a Pokémon Sole Blindlock. Nella scorsa puntata abbiamo raggiunto questa cittadina di Hoana che mi piace davvero tantissimo perché ha questa sua atmosfera molto molto western. E infatti qui, proprio nella via principale, nella scorsa puntata abbiamo sfidato il nostro amico rivale Au in una sfida, vero, un duello a single artenzone alla messicana, e abbiamo vinto, quindi ci siamo portati a casa una nuova vittoria. Quindi ragazzi, in questo episodio possiamo proseguire, direi di esplorare un pochettino questa città. E prima di tutto, a parte una città sviluppata sì grazie ai Pokémon, vi faccio vedere anche le modifiche che ho apportato al team. Ovvero, ho fatto salire di livello Wolf fino a 18 e ho inserito Crab Punch. Crab Punch l'ho inserito per un paio di motivi. E nel frattempo, mentre gli do anche il Luctium Z, ve li spiego. Intanto ho tolto Slappy, ho tolto Ariama, Makuhita, insomma. Sì, dai, daglielo. Ok, perché erano entrambi di tipo lotta. Però Crab Brawler, quindi Crab Punch, poi acquisisce un secondo tipo, quindi questa cosa mi interessava, soprattutto perché il secondo tipo è il tipo ghiaccio. E in più ha una bellissima abilità che gli permette di potenziare le sue mosse che colpiscono con un pugno. E lui avrà tanti pugni come Cresci Pugno, Gelo Pugno poi in futuro. E inoltre è un Pokémon di ultima generazione, quindi ce lo godiamo tutto. Entriamo in questa casa che subito ci accoglie così con un Magmar. Attenzione, io l'ho anche toccato, mi sono bruciato. Vediamo un po' te che dici. Il mio caro Magmar finisce sempre per bruciare tutto quello che cucina. Le sue fiamme sono eccezionali, ma ogni tanto vorremmo mangiare anche qualcosa che non sia carbonizzato. Ok, quindi direi di uscire. Io c'è un cappello sopra un cactus. Io non me lo metterei mai quel cappello con tutte le spine che ci sono sicuramente. Quindi ragazzi, niente, qua ci sono cose anche un po' strane. Vediamo questa parte, tu che dici? Il tuo Crab Brawler non supera i 50 kg, quindi le mosse come l'acerboso. Vabbè, questa cosa non ci interessa. Io vorrei fare una bella sfida, una lotta con i Tauros, no lotta, una corsa con i Tauros. Il mio Tauros è un fenomeno, quando vedo uno strumento per terra me lo passo con un colpo di zoccolo. Sarebbe fighissimo fare una gara con i Tauros. Pare che l'abitudine di cavalcare i Tauros nella regione di Alola sia molto antica. È per questo qui che il poche passaggio è parte integrante della vita quotidiana. Ok, vediamo tu che dici. La fattoria Hoana è appena più avanti, la collina scrosciante invece è molto lontana. Ok, quindi andiamo verso la fattoria Hoana, che... eccoci qua, essendo un nuovo percorso, una nuova zona, si potrebbe fare, credo, una cattura. Tutti quelli che lavorano alla fattoria adorano le lotte, bene, quindi possiamo fare un bel po' di lotte, come ad esempio contro questa nonnina, che vediamo un po' se ci vuole sfidare. Ehi, siamo qui, girati. Mangiare bene e dormire bene per lottare al meglio, sì, ok, proprio come le nonne, che non gli importa nient'altro, gli importa solamente se mangi. Però noi, cioè, siamo qua, eccola qua, ciao nonnina. Parte la sfida di Michela, madame. Vediamo che Pokémon ha Michela. Carbink. Ok, Carbink. Noi abbiamo Crab Brawler per primo, il nostro Crab Punch, che potrei anche dare un diminutivo ancora di più, ovvero solamente Punch. Che fa? Vi piace come diminutivo Punch? Possiamo utilizzare il potere Z. Dai, utilizziamo subito il potere Z, che è iperscarica furiosa. Ok, è lo stesso che ci ha utilizzato Kauna, il Kauna dell'isola di Mele Mele. E noi diamo un sacco di pugni col nostro Crab Punch, col nostro cristallo Z che diventa tutto brilluccicoso. Utilizza la mossa Z e vediamo iperscarica furiosa se riesce a shottare questo Carbink. Anche se diciamo che ha effetto normale, però questa mossa Z è veramente fighissima. Ragazzi, sembra ci siamo trasferiti in Dragon Ball praticamente. L'ha spazzato via là sotto. Affilatore, ok. Che è questa animazione? Incredibile. L'attacco del Carbink nemico aumenta, ok. È spuntato un poligono così. Allora, io avrei o bolla o breccia da fare. Però breccia fa molto più danno, secondo me. Anche se bolla potrebbe essere super efficace. Però lui è un attaccante fisico. Bolla di base ha una potenza molto bassa. Comunque, con due colpi di breccia ce la dovremmo fare. E invece no, ricarica totale. Attenzione. Questo Carbink che si ripristina. No, nonnina, veramente. Avrei anche fame, ecco. Quindi, tornando al discorso di prima, Non farmi perdere troppo tempo con queste ricariche totali. Becca di queste breccia tutte in faccia. Sassata, per fortuna, comunque non fa tanto danno. E io direi di continuare con breccia, sì. Vediamo un po', breccia, dai. Dai. Per poco, abbattimento? Ahia, abbattimento, questo invece fa male. Ok, no, scherzavo. Fa male ai tipi volanti, ecco perché ho pensato al tipo volante. Ho detto, oh mio Dio, cos'è? No, tutto perfetto, benissimo. Crab Punch riceve 283 punti esperienza. E direi che abbiamo sconfitto Michela, madame. Forse ho mangiato troppo, ho dormito troppo poco. Ok, va bene, a noi non importa tanto, perché noi dobbiamo proseguire. Andiamo da questa parte.
Fattoria Oana, Pascolo Mumu. Ah, ok, ci blocca lui direttamente, io tanto sto andando a parlargli. E là, tu stai facendo il giro delle isole, vero? Capiti a proposito, vieni a conoscere il capitano, ok. Il capitano che potrebbe essere la ragazza che abbiamo conosciuto già prima. Dovrebbe essere sempre lei perché ha un abbigliamento molto... No, non è lei. Com'è che si chiamava? Sì, ok, questa qui, con i capelli verdi. Ha un abbigliamento molto campestre, quindi ci poteva stare, me l'aspettavo. Eccola lì. Ah, proprio, sono i Miltank che vengono da te e ti salutano, come Heidi. I Miltank ti fanno ciao. Ah, Ibis, ok, benvenuto, e così ci si rivede. Questa è la fattoria Oana, è famosa in tutta l'Ola per il suo delizioso latte Mumu. Ci si preparano delle besciamelle da leccarsi i baffi. E i Miltank sono contenti perché loro sì. Ho una bella sorpresa per te. Cosa? Stoutland è stato registrato nel chiave passaggio di Freyk. Un'altra montatura per noi. Stoutland è un compagno di viaggio molto prezioso. Può scovare strumenti nascosti per attivarlo il fiuto Stoutland. Vabbè, basta premere il pulsante B, va bene. Perché non provi? Fatti dare un passaggio. Potresti trovare tante cose anche qui intorno. Ma non voglio trattenerti, so che sei in viaggio. Qui accanto inizia il percorso 5. Seguendolo arriverai alla collina scrosciante, dove troverai la mia amica Suiren. Salutala da parte mia. Ok ragazzi, quindi possiamo provare immediatamente la nostra nuova montatura per il percorso 5, è molto popolare tra gli allenatori che vogliono fare un po' di pratica. Va bene, adesso ci andiamo. Fiuto Stoutland. Eccolo qui. Che bello Stoutland. Allora, premiamo B. Che figata, sta fiutando proprio... Oh, ho trovato qualcosa, ho trovato qualcosa. Ho trovato qualcosa. Che devo fare? Premere A. Allora, qua. Piano, piano Stoutland. Eccolo, prendilo, prendilo. Repellente, va bene, ok, ci sta. Che figata che fiuta in quel modo. Certo, va più lento rispetto anche al Taurus, che fa anzi la carica, è molto più lento. Salve, appena ricevuto questo rock la fa con uno scambio. È carinissimo, ma non dà retta. Forse se avessi più timbri nel giro delle isole. Eh sì, forse sì. Ok, continuiamo a fiutare, vediamo se troviamo qualcosa. No, Stoutland, non fiutare di là. No, 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 ecco, c'è un Taurus girato di spalle. Non è proprio il massimo fiutargli il di dietro. Quindi direi che possiamo proseguire da questa. È anche veloce, anche senza carica comunque. E andiamo. Ah, qui si può fare quindi la cattura. Vediamo che Pokémon si possono incontrare. Siamo ancora dentro la fattoria, non siamo nel percorso 5. Lillipup, che abbiamo già incontrato nello scorso episodio. E quindi direi che possiamo anche evitare. Ok, quindi utilizziamo breccia, così ce lo togliamo di mezzo. Ok, un bel Lillipup carino. Però ho visto in realtà che anche nello scorso percorso avremmo potuto incontrare tanta roba interessante. L'abbiamo visto anche insieme. C'era un Eevee, c'erano anche i nuovi Pokémon, i Mudbray, che sono molto belli. Secondo me sono veramente dei Pokémon eccezionali. Vediamo qua che c'è uno strumento. Ah, la creatura misteriosa nella Teca Zygarde. Ok, continuiamo un po' qua e vediamo se incontriamo qualche Pokémon più interessante di un Lillipup. Mudbray, eccolo qui il Mudbray. Ok, io direi che tenterò la cattura con questo Mudbray. Vediamo a che livello è, 15. Allora, stiamo un po' attenti. Ho Crab Punch che è messo leggermente male. Facciamo una cosa. Io ho visto, perché per allenare i Pokémon nel percorso precedente, ho visto un po' il moveset di questi Mudbray. Sono anche di tipo terra, quindi le loro mosse più importanti sono di tipo terra. Quindi mettiamo Pico, così siamo un po' più sicuri. Aracampo. Questa mossa praticamente non ha quasi mai effetto, però vabbè, vedremo. Allora, direi che potrei fare breccia. Breccia, dai, effetto normale. Utilizziamo breccia sul nostro caro amico Mudbray. Sopportazione, eccola qui. Eccola qui ragazzi, questa abilità secondo me è bellissima. È fenomenale. Ragazzi, ogni volta che si colpisce un Mudbray aumenta la sua difesa. E quindi veramente secondo me è ottimo. Allora, io direi che anche se ha aumentato la sua difesa, potrei fare un'altra breccia, però voglio provare una cattura. Quindi utilizziamo la Mega Ball contro questo bellissimo Mudbray, che lo voglio troppo ragazzi. Purtroppo se dovessi catturarlo, quello per fortuna ovviamente. 1, 2, 3, dai. Preso, preso. Purtroppo devo togliere un Pokémon, però penso di saper già chi togliere, ovvero Yanguse, che non mi servirà tanto, anche perché non servono i servetti per l'MT. Quindi Pokémon di tipo puramente normale non ci servono tanto. Abbiamo comunque anche Pico. Quindi, i dati di Mudbray sono stati inseriti nel Pokédex e adesso gli diamo un bellissimo soprannome, che già ho in mente. Ho già in mente un soprannome per Mudbray. Allora, il fango attaccato alle zampe gli dà un'aderenza tale da permettergli di lanciarsi una potente corsa senza il rischio di scivolare. Ok, andiamo avanti. Vuoi dare un bel soprannome? Sì, proprio un bel soprannome. Diamo un bel soprannome a questa Mudbray femmina e capita veramente a fagiolo e la chiamo Epona.
E Epona, ragazzi, è il cavallo di Link in Zelda. Quindi un altro bel riferimento. Aggiungi alla squadra. Scegli il Pokémon della squadra che vuoi sostituire e togliamo il piccolo Alon, che ci è servito per provare le mosse Z. Prendi il Normium. Perfetto, è ottima sta cosa. Pensavo di dover tornare comunque al PC a prendere il Normium Z, invece fa tutto qui in automatico. Davvero ottima, una cosa perfetta. Allora, vediamo qua. Sali in groppa a Southland, qui intorno potresti trovare gli strumenti nascosti. Attenzione. E qui c'è una lotta contro questo tizio che probabilmente potrebbe avere i Mudbray. Quindi direi di utilizzare una pozione sul nostro Crab Punch. Ok. E un'altra su Epona. Perfetto. Allora, io l'ho riattivato il condividi esperienza, spero di sì. Sì, l'ho attivato, perché quando alleno lo disattivo, altrimenti, come sapete, diventano tutti troppo forti e io non voglio. Quindi sfidiamo il nostro caro allenatore qui, il nostro campagnolo. Stai allenando Pokémon? Ti prendi cura di loro per bene? Direi di sì, speriamo di sì, perché dovrebbero essere abbastanza contenti i miei Pokémon di stare in team con me. Parte dal sito di Federico, leva Pokémon. Vediamo che Pokémon ha Federico. Secondo me ha un Mudbray, eccolo, infatti. E c'è il nostro Crabrawler che non vede l'ora di utilizzargli una bolla. Il nostro Punch. Ok, dovrei chiamarlo solamente Punch. Semmai quando incontro il giudice onomastico lo tolgo Crab. Però ci potrebbe anche stare, entrambe le cose ci stanno. Però, sì, vedremo. Andiamo di bolla contro questo Mudbray, livello 15. Batti terra, aia. Aia, 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 aia. Brutto, brutto. Pokémon, come potete vedere, non è il massimo con bolla il nostro Crab Punch. Però mi serviva una mossa di tipo acqua. Quindi forse perché è un livello basso, ma soprattutto perché è un attacco speciale. Oh mio Dio. Oh mio Dio, ok, va bene, lo reggiamo. Non me l'aspettavo perché solitamente, appunto, come dicevo, avevano mosse solamente di tipo terra. E quindi andiamo di Echeggiavoce. Sì, Echeggiavoce. Così lo utilizziamo più di una volta e gli facciamo tanto danno. Ok. Fangata, va bene. Va bene, stavo dicendo, per Punch bolla non fa tantissimo perché è una mossa speciale e lui è un attaccante fisico. Quindi questa è una cosa un po' da vedere. Però non avevo proprio mosse di tipo acqua e questa cosa mi serviva. Quindi piuttosto che avere un Pokémon puro di tipo lotta senza altri tipi di mosse, si aveva privazione e bruciapelo. Non è... Bolla raggio, ok, meglio, va bene. Proprio mi ha smentito immediatamente. Bolla raggio già è meglio rispetto a bolla, perché bolla è 40-100, mentre bolla raggio è 65-100. Quindi già è buono, perché aumenta la potenza base. Perfetto. Dimentica bolla e impara bolla raggio. Ottimo. Grande Punch. Grandissimo Punch. Ok. Vediamo da questa parte a sinistra che c'è un'altra parte con dell'erbetta. Qua c'è qualche strumento. Vallo a prendere. Stoutland, vai a prendere lo strumento. Oh, qua c'era lo strumento, l'avete visto anche voi? Di qua. Però ci sono anche i Pokémon, giustamente. Non è che posso mettermi a fiutare ovunque. Lillipup. Va bene, con Lillipup il nostro Punch va d'accordissimo. Gli fa un breccia e via. Ok. Lotta. Breccia. Boom. Dovrebbe shottarlo. Mi sa di sì. Ok, sì, gli ho insegnato Breccia, aveva Spaccaroccia prima, però Breccia è sicuramente superiore come tipo di mossa. Ok, direi che possiamo utilizzare anche un repellente qui, in realtà. Quindi utilizziamo il repellente. Era qua. Eccolo lì, no, eccolo qui. Ne ho solamente uno in realtà, vabbè, comunque. Così possiamo anche fiutare e prendere gli oggetti. Vai. Prendi questo oggetto. Dov'è? Eccolo. Super repellente. Ok, mi serviva. Perfetto, ne avevo trovato solamente uno. Ok, da questa parte c'è un altro oggetto che lo prendiamo immediatamente. Etere, ottimo. Allora, proviamo queste specie di cosi. Perfetto. Ah, potevo andare direttamente da lì. Va bene, comunque. Proseguiamo di qua. Oh, là ho visto dei Pokémon bellissimi, bellissimi. Ho visto veramente... Ostello Pokémon, il posto giusto perché in cerca di uova. Entriamo. L'effetto di repellente è finito, però io voglio entrare qui col mio Stoutland. Ah no, vabbè. Questa è la pensione, quindi. In alcune regioni lontane esistono dei posti chiamati pensioni Pokémon, dove si prendono cura dei tuoi compagni di viaggio e li fanno diventare più forti. Qui invece ci prendiamo cura dei Pokémon, ma senza allenarli. In pratica non diventeranno più forti e non impareranno nuove mosse. Però il servizio è molto economico. Tra l'altro, se lasci due Pokémon da noi, potresti trovare un uovo quando torni. A proposito, vuoi un uovo? L'ho appena trovato. Sì, lo voglio.
otteniamo un uovo. Anche se in realtà abbiamo già catturato un Pokémon qui. Ah, possiamo tenerci... Ah no, lo devo inviare al box praticamente. Allora, facciamo così, lo invio al box. Poi lo faccio schiudere semmai off camera. Così posso direttamente vedere se... non ho mai sentito le uova. Vabbè, comunque, se porti con te un uovo a un certo punto si schiuderà e salterà fuori un Pokémon. Scommetto che i Pokémon dentro le uova sono contenti. Ok. Lo farò schiudere, così poi vedo il luogo di appartenenza. Dovrebbe essere comunque la fattoria, quindi non dovrei poterlo tenere. In caso lo libero, insomma, vediamo. Ehi tu, vuoi risvegliare la forza nascosta dei tuoi Pokémon? Lo strumento che fa per te. Intro forza, ottimo, ottimo. Questa cosa vi può anche servire se vi serve appunto intro forza. Poi per il competitivo, sapete che adesso lo potete trovare qua. No. Ah, mi dice addirittura quale intro forza possono imparare. Ottimo come cosa. Tu sei il tizio del cartello rosso. È più facile trovare uova se affidi due Pokémon della stessa specie che hanno un allenatore originale diverso. Ok, queste cose le sappiamo. Possiamo continuare la nostra esplorazione andando avanti da questa parte. Ciao, questo è lo stello Pokémon, gli allenatori possono lasciarci. Perfetto, va bene. Ok, già ci ha spiegato tutto. È qua ragazzi, vediamo. Si può entrare qui. Ho visto che si era un attimo cambiata la visuale. Vabbè, vediamo qua. Eccola, ah ecco perché. Ok, siamo ancora dentro la fattoria in realtà. E non ci dice dove andare, quindi direi di sfidare lei. Vediamo un po' che Pokémon ha. Il pelo dei miei Pokémon è morbido e lucente. Ok, in realtà abbiamo sia da salire sopra che da scendere, perché non so qual è, dov'è il percorso 5, quindi vediamo. Grazie, alleva Pokémon, prego. Lillipup! E mi sa che il secondo è un Mudbray, dato che i Pokémon che si incontrano qui sono o Lillipup o Mudbray. Quindi devo dire che comunque abbiamo avuto abbastanza fortuna, perché abbiamo preso Lillipup, abbiamo trovato Lillipup nel primo percorso e Mudbray nel secondo. Purtroppo Lillipup non l'abbiamo potuto catturare, però direi che non l'abbiamo... cioè, non è una grossissima perdita, non l'avrei usato tantissimo. 100 punti di esperienza, il secondo chi è? Mudbray? Ah no, Growlithe? Vuoi cambiare Pokémon? No. Non voglio cambiare Pokémon contro Growlithe. Allora, direi però di utilizzare... ah, anche prepotenza. Va bene. Direi di utilizzare una pozione... quante ne ho? Due, ne ho poche pozioni, va bene, ne ho pochine. Dovevo un po' fare la spesa la scorsa volta, però non l'ho fatta, e va bene. Fulmi sguardo, ah pure, non solo prepotenza, pure fulmi sguardo, proprio non mi vuoi far attaccare? Cioè, nemmeno difendere? Fulmi sguardo a volte mi dimentico che è per la difesa. Bolla raggio però. Noi siamo anche più veloci. Vediamo bolla raggio rispetto a bolla se è molto più interessante. Non tantissimo, però... abbassa anche la velocità. Segugio, va bene, ok. Nella prossima... il prossimo turno non so se riusciamo a shottarlo in realtà, perché non gli abbiamo fatto metà vita. E quindi... ancora bolla raggio, vai! Tanto lui mi ha abbassato l'attacco. Forse è meglio sì, bolla raggio rispetto a... attenzione, procede, non mi scottare, please. Ok, ok, bolla raggio ancora. Va bene, dai, non è proprio il massimo perché, come ripeto, è un attaccante fisico e non speciale, però ci può servire come mossa, come unica mossa di tipo acqua. Quindi va bene così, mi accontento. 180 e passa punti esperienza, picco sale a livello 20, perfetto. Abbiamo sconfitto, grazie! I miei Pokémon sono adorabili anche quando perdono. Ok, se lo dici tu, mi sta bene. Forse sotto in realtà non ci possiamo nemmeno andare perché avevo appunto visto la strada sbarrata. Esatto. I Sudowoodo sono G di morale perché hanno perso contro il capitano Suiren. Sono stati sconfitti dal potere Z di tipo acqua. E adesso non si vogliono nemmeno più avvicinare all'Idrium Z. Ok, beh, in effetti avete ragione, piccoletti. No, piccolo, no, dai, non piangete. Ok, quindi Suiren, che è l'amica del capitano Ibis. Ah, ho trovato moneta amuleto, ottimo. Ha i Pokémon di tipo acqua. Tu vuoi sfidarmi? Sì, anche se sei girato dall'altro lato, però ti sei girato apposta. Stai facendo il giro dell'isola, è giusto? Guarda il mio dorato Pokémon. Quindi tutti questi allenatori ovviamente sono qui per prepararci alla sfida contro il capitano. Lui fa sempre così. Amilcare? Amilcare? Sì. Dobbiamo stare vicini, vicini. Sableye, ok. Allora, per Sableye... Per Sableye è un pochettino brutto lui, un Pokémon. Potrei utilizzare Rainbow, dato che è di tipo buio, e provare con Veleno Denti. Così diciamo che siamo un po' più protetti per eventuali colpi di tipo buio. Come Ombra Notturna, va bene. Dai, la dovremmo reggere. Aia, fa male. Però andiamo di Veleno Denti, così possiamo o avvelenarlo o iperavvelenarlo. Avvelenarlo con Velentocco, esatto, e iperavvelenarlo per la mossa stessa.
Quindi perfetto, così va bene. Sgomento. Che fa? Si gira? Non ci fa tanto male. Ok. Perfetto, il veleno effetto su Sableye. Ok, direi di continuare con veleno denti in realtà, non utilizzare morso perché è poco efficace. Allora, siccome sto pensando che probabilmente dopo il percorso 5, come già ci ha detto la nostra amica, ci sarà Suiren, direi che posso tornare un attimo al centro Pokémon a prendere le pozioni, perché mi servono davvero tanto. Dai, così, veleno denti ancora. Boom. Dai, no, per poco, brutto colpo, ombra notturna. Dovremmo riuscire a reggerlo. Ok, perfetto. Quindi, adesso torno un attimo al centro Pokémon, curo la squadra a questo punto. E poi mi compro un po' di super pozioni, credo. Sì, dovrebbero essere molto molto utili. Abbiamo il nostro caro amico starter Legolas contro i Pokémon di tipo acqua, però non si sa mai. Quindi, torno subito. Ok ragazzi, eccoci tornati qua in groppa, in sella, al nostro caro amico Stoutland. Se prosegui lungo il percorso 5 troverai la collina scrosciante, il luogo dove si svolge la prova del capitano Suiren. Ok, direi che possiamo andare. Non so se arriveremo addirittura alla collina a fare la prova in questo episodio, però noi proseguiamo. Io sono un aiutante delle prove, il mio compito è testare le capacità dei partecipanti al giro delle isole, però prima di lottare con me dovrei sconfiggere tutti gli allenatori del percorso 5. Quindi sconfiggiamo... Oh, da là sotto, m'han visto? Uno più uno non fa sempre due. Può anche fare che ti stracciamo. Non posso perdere, è matematico. Ok, vediamo. Vediamo un po' che Pokémon avete in realtà. Spero di poterne usare due anch'io in realtà. Liana e Luana, gemelle. Perché, cioè, quando chiamano i Pokémon in aiuto sono uno contro due, però voi... Ok, due Pokémon di tipo normale. Crab Punch and Legolas. Perfetto. Direi che con Crab Punch possiamo andare di Breggia su Iglipuff. E Legolas lotta. Direi che posso andare di Foglie Lama. Così attacco tutti e due. Vai, Foglie Lama, evita l'attacco. Ovviamente Leppini. Dai, sciottalo a Iglipuff così. Ah, la cosa peggiore. La cosa proprio peggiore. Va bene. Comunque, forse in effetti Breccia non gli ha fatto molto. Va bene, comunque. Leppini usa Dolce Bacio. No. No. Ah, mi ha confuso, ok. Pensavo mi volesse addormentare. Pokémon. E allora mandiamo... Potremmo mandare Epona. Anche se credo... No, basta. Lotta, vai, Foglie Lama. Credo che con Foglie Lama dovremmo riuscire a sconfiggerlo, dato che prima abbiamo sconfitto in un attimo l'altro. Vai, boom. Vai Epona, che bello. Che bello Epona. Dai. Ok, perfetto. Epona non lo utilizzo adesso molto perché se dovevo andare a fare la prova con quella, il capitano con l'acqua, non lo utilizzerò. Quindi lo faccio salire un po' di livello col condividi esperienza, però il resto utilizzo l'altro, cioè gli altri del team. Esatto, bravissimo, avete capito. Adesso, la strada qua si divide in due e direi che dobbiamo andare a sinistra perché c'è Au. Eccolo lì. Attenzione ragazzi, perché qui c'è qualcuno di interessante. Ops, ho perso. Chi sei tu? Ragazzino, non ti sembra di perdere le lotte un po'... Di prendere le lotte un po' troppo alla leggera? Certo che no, divertirmi a lottare per me è una cosa serissima. Ah, là c'è un centro Pokémon, sono tornato indietro, vieni là sotto. Prima di parlare di divertimento è meglio se impari a lottare al massimo delle tue capacità. Ah, Freak. Stai attento a questo qui, lotta da paura. Quindi tu sei Freak. E tu saresti... Sei un tipo diffidente, la prudenza e intelligenza, soprattutto con te. Mi chiamo Iridio. Il mio unico scopo è lottare finché il mio fedele Zero non sarà diventato imbattibile, anche se per ora siamo costretti a lavorare per il Team Skull. Ah, ok. Ma ora basta con le chiacchiere, lottiamo. Ok, lottiamo contro Zero. Va bene, se proprio insisti dobbiamo lottare contro Iridio. Lotta incredibile, mi sa. Oh, non ti cavolare. Parte la sfida di Iridio, Team Skull. Ok. Manda in campo Zubat. Ok, ok. Crab Punch. Perfetto. Contro Zubat non è proprio il massimo Crab Punch. E lui ha anche un Zubat che è a livello abbastanza alto, 17. Direi di mandare Wolf per poter utilizzare Sassata. Ok. Il suo Zero Type Zero. Dobbiamo un po' stare attenti. Zubat utilizza attacco d'ala.
Ma noi lo reggiamo, perfetto. Grande Rockcraft, grande Wolf. Vai di sassata. Wolf usa sassata ed evita l'attacco. Bene, grande. Veramente, grandissimo. Ottimo. Ce la fai adesso? Vai di sassata, ho detto. Vai Wolf, usa sassata. Perfetto. Ok, stiamo attenti adesso, come dicevo, contro Zero. Perché non so che moveset possa avere. In realtà in questo momento non mi ricordo nemmeno il tipo. Vuoi cambiare Pokémon? Cambia Pokémon. Allora, io metto Crab Punch. Io metto Crab Punch perché ha la mossa Z, perché voglio provare con Breccia. Vediamo un po'. Perché è full vita. Type Zero. Eccolo qui. Per la prima volta. Lotta. Breccia. Vai. Azione. Ok. Fa male. Che livello sei? Non l'ho nemmeno visto. 18. Ok, è super efficace. Perfetto. Direi di poter utilizzare la mossa Z. Vai. Iper scarica furiosa. Tipo 0 utilizza ancora azione. Resisti Crab Punch. Perfetto. E adesso finiamolo con la nostra mossa Z. Ta-ta-ta-ta-ta. Boom. Vai così Crab Punch. Vai con l'iper scarica fulminante, sfolgorante, incredibile. Utilizza la sua mossa Z. Iper scarica furiosa. Vabbè, stavo dicendo tante altre robe. E adesso attenzione. Boom. Type Zero dovrebbe andare KO con questa mossa incredibile. Sbam. Sbam. Ecco che cosa succede quando ti metti contro di me, mio caro Iridio. Ok, Crab Punch riceve 386 punti esperienza. Sarà livello 19. Ottimo, ottimo ragazzi, veramente. Ok, ok. Punti esperienza vengono condivisi e Legolas sale pure a livello 22. Questa cosa ci serve tanto. Hai sconfitto Iridio del Team Skull. Perfetto. È un po' incavolato. Me lo sentivo che ti saresti rivelato una seccatura. Però lo ammetti. E sono più forte di te. Guardate come è incavolato. Ok. Non è da me fallire così miseramente. Devo fare ancora molta strada e continuare a lottare contro allenatori capaci per migliorare. Allenatori capaci? Ad esempio, pensa ai suoi Pokémon. Non hanno niente da invidiare ai Pokémon più forti. Naturalmente, lui è libero di lottare per divertimento se lo vuole. Peccato però che sembri tanto una scusa per nascondere il fatto che ha paura a impegnarsi per sconfiggere il Kauna Ala al massimo della sua forza. Oh, conosci il mio nonno, Ma sbaglio hai detto che son forte? Ehi, Iridio! Quanti paroloni! Ma a quanto pare non sei questo granché, Attenzione! Yeah! È la prima volta che incontriamo, credo, una recluta femmina. Bah, cosa ti aspetti da un vagabondo senza spina dorsale? Vorrà dire finiremo il lavoro al posto suo. Yo! Lasciate perdere, lo dico per il vostro bene. Voi due non siete in grado di battere me, quindi non avete alcuna speranza contro di loro. Fareste soffrire i vostri Pokémon per niente. Sono dei bravi Pokémon, non se lo meritano. Attenzione. Tanta strada per nulla, che spreco di tempo. Se non fosse per te, Pivellino, il Pokémon dominante della collina scrosciante sarebbe già nelle nostre mani. Fidiamocela. Se senti Murkrow gracchiare, vuol dire che è ora di andare. Cos'è questo detto? Non lo conoscevo. Iridio, ti credi chissà chi solo perché sei il cocco del boss? Ma apri bene le orecchie. Lo sappiamo che stai con il Team Skull solo per la grana. Non sei uno di noi e non lo sarai mai, chiaro? Attenzione, ci sono problemi nel Team Skull con questo Iridio. In effetti è diverso perché si è preoccupato dei Pokémon. Quindi sarà molto interessante scoprirlo meglio. Grazie Frake, grazie anche a te Crabrawler. Siete stati incredibili. Prima di andare alla collina scrosciante per la prova, forse è meglio se alleno un po' di più i miei Pokémon. Ah Frake, ho qui delle cosette per te, ecco prendi. 3 revitalizzanti, grazie. Ok, e se ne va. Perfetto, direzione collina scrosciante, dove sei nella prossima prova? Rototo! Ok, fammi vedere un attimo la mappa. Di là c'è il centro Pokémon. Io prima di andare alla collina dovrei fare un bel po' di cose. Se ho sostenuto fune di fuoco all'interno delle grotte potrei uscirne in un lampo. Ok, sì, questa cosa la sappiamo. Da questa parte addirittura c'è un'altra zona. Oh mio Dio, questo percorso è infinito. Qua c'è un'altra allenatrice, vuoi lottare? Proseguendo per questa strada troverai un centro Pokémon. Superato la arriverai alla collina scrosciante, cioè al luogo dove si svolge la prova. Ok, quindi io direi che possiamo sconfiggere gli allenatori che troviamo in questo percorso. Andare al centro Pokémon, qua c'è un'altra lotta in doppio, quindi utilizziamo... utilizziamo la... Dov'è? Qua. Dov'è? Qua, pozione, usa, su Crab Punch.
Anche se vorrei utilizzare un po' di più Legolas per farlo salire di livello, perché ci servirà contro la prossima sfida. Però tanto, se è una lotta in doppio, lo utilizziamo lo stesso. Quindi, mettiamoci alla prova. Mettici alla prova. Siamo un duo formidabile. Lo spero. Così almeno lottiamo bene e ci alliniamo tutti. Ok, vediamo se riesco, senza perdere troppo tempo, a sfidare gli allenatori nel percorso 5 e a battere anche... Ah, sono entrambi tipo volante. Però sono anche normali. Non voglio rischiare in realtà. Direi di mettere Wolf. Pokémon. Wolf. Sostituisci. E invece tu... questa fa davvero poco. Fa davvero pochissimo. Su Vullaby, dai. Ok, mi serviva un Pokémon anche di tipo elettro. Però Wolf, vediamo, vediamo come se la cava. Beccata. Non gli fa... Brutto colpo. Attacco d'ala. Aia, aia. Spennata. A lui non dovrebbe far tanto male. Questa è brutta. Questa è brutta. Questa è veramente brutta. Allora, facciamo così. Utilizziamo borsa, pozione, usa su Wolf. E Legolas lotta. Beccata prima gli ha fatto così tanto danno perché era un brutto colpo. Sono a livello 17, sono anche forti comunque. Rapid Artigli, attacchiamo per prima, ma anche prima abbiamo attaccato per prima. Pozione. Perfetto. Ok, beccata, ancora. Cerchiamo di togliercene uno almeno. Spennata. Aia, aia, piano, 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 piano. Furia. Aia. 27, 26, 25. Ok, 3. 3, ok, perfetto. Ci siamo, ci siamo. Lotta. Sassata. E ci togliamo di mezzo Vullaby. Mentre Legolas lo cambiamo e mettiamo... Mettiamo Pico. Ok. Legolas rientra. Dai, Wolf. Togliti di mezzo quel Vullaby. Sono forti, devo dire. Livello 17, entrambi di tipo volante, però... Senza avere Wolf sarebbe stato un po' più duro. Ok, Pico pure via questi punti di esperienza così regalati. Ok, attacco d'ala. Su Wolf non dovrebbe fare molto. Perfetto, ok. Abbiamo sistemato un po' la situazione. Sassata su Rufflet. E poi facciamo anche Breccia. Sempre su Rufflet. Vai. Breccia è più veloce ancora Pico. E fa davvero tanto danno. E poi Sassata dovrebbe finirlo. Perfetto, benissimo. Adesso possiamo fare anche la cattura in questo percorso, il percorso 5. Ok, tutti i punti esperienza, poi una sala a livello 17. E dovrebbe imparare Pestone. Quindi cosa possiamo far dimenticare? Possiamo far dimenticare Fangata, che non ci interessa molto. Perché diminuisce la potenza delle mosse di tipo elettro, ma lui è di tipo terra. Quindi dovrei utilizzarlo per qualche altro Pokémon, insomma, non mi interessa molto. Ok, abbiamo sconfitto anche loro. Proseguiamo, credo che prima del centro Pokémon ci sia una zolla d'erba. No, no, ok, possiamo andarci subito. Io veramente ho fatto tutta quella strada, però forse è meglio perché abbiamo dovuto sconfiggere Iridio. Quindi meglio così. E a questo punto è buono anche perché prima di addentrarci nella collina e fare quindi la prova, possiamo andare al centro Pokémon e essere molto più tranquilli. Quindi, torna pure quando vuoi, grazie, arrivederci. Piuttosto che salire verso la collina, direi di fare qualche altra sfida. Loro li abbiamo sconfitti, qua possiamo fare la cattura e da questa parte loro due le abbiamo sconfitte. Qua c'è una Pokéball, lì c'è un'allenatrice, qua c'è Super Pozione, perfetto. Sconfiggiamo anche lei. Vediamo che Pokémon hai. Un bravo allenatore Pokémon conosce a fondo i suoi Pokémon e sa valorizzare le loro qualità. Ok, vediamo che Pokémon hai tu. Vediamo un po' questa allenatrice. Parte la sfida di Catherine, due Pokémon. Vediamo il primo. Morellul. Ok, ok, ho capito che Pokémon è, però non ricordo quasi niente di lui. Però possiamo fare così, possiamo mandare Legolas, utilizzo Legolas come tipo volante in questo momento perché ve l'ho detto, mi serve il Pokémon di tipo erba abbastanza forte per la prova. Quindi utilizziamo lui e andiamo, Mega Assorbimento, non ci dovrebbe far molto, uno, va bene, e andiamo di beccata. Peccato che Legolas non abbia imparato Spennata. Oh, Rapid Artigli sta funzionando sempre, però anche stavolta pensavo di essere comunque più veloce io. Perfetto. Perfetto, contro questi Pokémon le mosse di tipo volante vanno benissimo. Vediamo chi è il prossimo. Punti di esperienza, va bene. La prossima scelta sarà Ladybug. Non cambiamo Pokémon. Non cambiamo Pokémon, sempre per lo stesso motivo. Beccata e vediamo di far salire un po'
il nostro Legolas. Vai di beccata. Siamo più veloci, infatti, anche senza rapid artigli. E one hit KO, benissimo, brutto colpo, ottimo, grande Legolas. Ok. Ok, Wolf sale pure a livello 20, perfetto. Livello 21 per Pico. Pico vorrebbe imparare Trespolo, yes, mi piace questo. Allora, potrei togliere Super Suono in realtà, che non lo utilizzo molto. Sì, dai, e che già voce è una mossa di tipo normale che comunque può servire. E quindi mettiamo Trespolo al posto di Super Suono invece. Beh, è importante anche conoscere a fondo se stessi. Va bene. Ok, non ci resta da fare che... non ci resta che da fare una cosa. Non dirmi che devo fare tutto il giro. Ok. Là sopra forse non ci sono Pokémon... non ci sono allenatori. A me interessano gli allenatori. Lì c'è una Pokéball. Direi di fare la cattura nel percorso 5. Però prima vediamo di prendere... No, prima no. Dopo. Vediamo nel percorso 5 che Pokémon si possono incontrare. È parso Fomantis. Ah, questo è molto interessante, Fomantis. Molto, molto interessante. Quindi, lottiamo e... è a livello 14. Vediamo cosa possiamo fare contro di lui. Cosa possiamo fare? Pestone di Epona? Possiamo fare un pestone di Epona. Dai, sostituisci, vai. Vediamo un po'. Così non gli facciamo troppo male e cerchiamo di catturarlo. Fogliame! No. Però aumentiamo la difesa. Però lui comunque ha fogliame che è speciale. Vabbè, dai, andiamo a fare un pestone. Andiamo a fare un pestone e poi proviamo la cattura. Perfetto, Tentenne non può agire. Borsa. E utilizziamo la Mega Ball. Vai, ne ho 16 Mega Ball, quindi dai. Su. Bravissima Epona. Con questa tua abilità che veramente adoro. 1, 2, 3. Preso! Ottimo! Perfetto! Abbiamo catturato Fomantis. Che adesso dovrò dargli un bel soprannome. Un bel soprannome per Fomantis. Quale potrebbe essere? Potrebbe essere... ho capito chi si evolve in Lurantis. Mi avete detto anche nelle top che Lurantis in realtà vi piace. Io non l'ho apprezzato tantissimo, però di giorno dorme sotto il sole, mentre di notte si mette in cerca di un posto più sicuro per continuare a dormire. Ok, vuoi dare un soprannome a Pomantis? Se lo dobbiamo fare per forza e la chiamiamo, anzi lo chiamiamo perché è maschio. Ok, 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 dato che poi si evolverà in una mantide, la chiamo Mantis. Mantis. È un nome poco originale, però ci può stare. Cosa vuoi fare con Mantis? La invio al box del PC per adesso, anche se è un Pokémon di tipo erba che in teoria potrebbe anche servirci fra poco, però non credo adesso. Da qua non posso salirci? Non ci credo. E allora come faccio ad andare di là? No, io voglio salire di qua, fatemi passare. Forse si sale da quest'altra parte. Vediamo che altro Pokémon si può incontrare in questo percorso. Lillipup, i Lillipup sono ovunque praticamente. Cioè non puoi far nulla perché ce li hai, te li ritrovi da tutte le parti. Però noi abbiamo Crabblow Roller per primo e quindi è il nostro punch. Va di breccia e lo dovrebbe mandare KO ancora una volta. Ok, io non credo che inserirò per adesso Mantis in squadra. Anche perché abbiamo già il nostro bel Pokémon di tipo erba. Anche perché stiamo catturando un bel po' di Pokémon, è vero. E vedremo un po' se ci saranno occasioni per utilizzarli un po' tutti. Speriamo di no, perché vorrebbe dire una cosa brutta, però vabbè. MT41 attacca lite, va bene. Ha fatto tutto sto giro per attacca lite. Ok. Allora, vediamo se abbiamo sfidato tutti gli allenatori. Andiamo dal tizio qua sotto. Io sono aiutante? No, non credo. Dobbiamo sfidarli tutti, quindi andiamo a cercarli. C'è un'ultima parte che non abbiamo visto di questo percorso. Anzi, forse due. Però credo che ci si arriva prima. Facciamo così. Facciamo così. Ecco. Ok. Andiamo, via. Da questa parte. Eccolo lì. Baccafrago. Qua ce n'è uno. E poi c'è un'ultimissima zona in alto a destra, credo. Dai, io intanto pio tutte le bacche perché... Eccole qua. Perfetto, dai, sfidiamo quest'ultimo. Mi ha beccato, ma io tanto ti voglio sfidare. Le lotte sono al basso allenamento di Pokémon. Ok. Se lo dici tu, allora ti do ragione. Forse questo episodio sta venendo un po' lungo perché sto facendo tante cose, però... Così nella prossima puntata possiamo andare direttamente a fare la nostra bella prova. Paras! Ok.
contro Crab Punch non è proprio il massimo, quindi switchiamo. Pokémon Legolas, vai. Forse dovrei mettere per primo direttamente Legolas, così lo faccio salire un po' di livello. Però non voglio allo stesso tempo avere un Legolas troppo forte e poi il resto della squadra un po' più scarsa. Ah! Volevi! Ecco, becca di questo. Becca di sta beccata adesso. Mamma mia, rapida artigli, veramente impressionante. Funziona tantissime volte, brutto colpo. No, ho visto tipo la barra della vita che ha fatto così, ho detto questo forse è un brutto colpo. Va bene, 135 punti esperienza. La prossima scelta sarà Spinarak. Non cambiamo Pokémon. Vai con Spinarak. Eccolo lì, che carino, Spinarak è pure molto carino. Andiamo di beccata ancora. Beccata, vai Legolas. Sei proprio un cecchino. Perfetto, e il secondo è andato. Ottimo, ottimo, ottimo. Punti esperienza vengono condivisi e abbiamo sconfitto Mauro. Grazie Mauro per averci allenato un pochettino, però adesso credo che possiamo andare dal nostro caro amico finalmente. Please, dai. Speriamo che non ce ne siano più qui allenatori. Andiamo di qua. No, ancora ce n'è uno? Mi sa che ancora ce n'è un altro, va bene. Mi sa che dobbiamo andare allora da quella parte. Eccolo, forse l'ho visto, è là sopra. Dai, togliamoci di mezzo questo Pokémon selvaggio. Ragazzi, Lillipup ovunque. Lillipup ovunque. Credo che il tempo di utilizzare fuga sia lo stesso identico che utilizzare breccia. Quindi a questo punto, quasi, diciamo, perché a questo punto è meglio utilizzare breccia, così facciamo quel poco di esperienza che non guasta mai. Anche perché adesso Crab Punch dovrebbe salire anche di livello. Esatto, livello 20, perfetto. Cerchiamo di farli salire un po' tutti fino al livello 20. Cercherò, anzi. E niente, poi così possiamo andare tranquillamente verso la prova. Ma dai, ma non si può salire da qua, ma da dove ci devo andare? Niente ragazzi, non ho trovato l'ultimo allenatore che ci consentiva poi di sfidare l'assistente, perché in realtà è dove sto indicando qua sotto con la freccia, quindi è là sopra, c'è un salto da fare, quindi ci si può andare solamente da sopra. Però per andarci da sopra dovrei andare verso la bandierina molto probabilmente, quindi proseguire, e lo voglio fare nella prossima puntata. Così nella prossima puntata sfideremo gli ultimi allenatori in preparazione alla prova e poi andremo ad affrontare la prova. Quindi ragazzi, mi raccomando, non mancate al prossimo episodio dove affronteremo questa prova incredibile, quindi mi devo preparare assolutamente. Se il video è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un bel pollice in su, tanti bei commenti qua sotto per farmi sapere la vostra, e rispondete anche alla domanda del giorno che trovate qua sopra come al solito. Quindi vi saluto, alola a tutti, ciao!